Vediamo in Arcadia come creare quindi quello che è un nuovo progetto. Abbiamo avviato il nostro programma Arcadia, abbiamo cliccato su nuovo e ci troviamo in questa situazione. Abbiamo la nostra area di lavoro, la finestra di gestione progetto già attiva. Ovviamente qui c'è anche la griglia sull'area di lavoro. Io posso anche spegnere e disattivare quelli che sono i grip di riferimento. Una volta fatto questo, vado sul menu Vista e vado a crearmi quella che è la vista di progetto. Quindi, innanzitutto, clicco su menu Vista, Crea vista e vado a inserire quelli che sono gli assi di vista. Vedete, questo qui è l'asse di vista creato. Ovviamente, qui in automatico si è creato quella che è una scheda Vista 1. Tasto destro, proprietà vista. Quindi, io posso andare a creare quello che è il nome della vista, piano terra, ok, e vado a scegliere quella che è l'unità di riferimento di disegno su cui voglio lavorare. Io adesso setto centimetri e clicco su ok. Automaticamente si è settato quello che è la vista di riferimento attiva. Ora posso procedere a creare quello che è il nuovo edificio. Quindi da gestione progetto mi trovo sulla scheda piano terra e vado a cliccare aggiungi nuovo edificio. Gli devo dare un nome, quindi vado a inserire quello che è il nome dell'edificio. Clicchiamo su, scriviamo edificio. Ok. E adesso in poi, vedete, mi ha attivato nella scheda piano terra, mi ha attivato l'edificio, posso a doppio clic attivare quello che è il livello 0 di riferimento. Tasto destro di proprietà piano, posso settare quello che è il piano 0 di riferimento, altezza complessiva del piano, altezza base. Importante considerare l'altezza complessiva HC, vedete c'è l'anteprima del disegno che corrisponde alla base del solaio del piano di riferimento, che può essere anche piano terra o un altro piano di riferimento, compreso anche il solaio che va a chiudere quello che è il piano. Quindi in questo modo posso scegliere quindi i parametri. Per me ok va bene e quindi dal menu architettura posso procedere a disegnare quello che è il muro che mi rappresenterà quella che è la struttura portante poi dell'edificio. Quindi vado a cliccare F8, posso attivare quell'orto. Vedete qui mi dà anche la possibilità di visualizzare anche in centimetri quella che è la dimensione, oppure col valore andare a inserire direttamente quello che è il valore in centimetri. Posso dare l'orientamento, il verso di inserimento e man mano quindi andarmi a disegnare quello che è il muro. Posso utilizzare anche le altre funzioni, muro continuo ad esempio, e quindi man mano andarmi a disegnare tutto quello che è la struttura del mio progetto. Quindi una volta che vado a chiudere i perimetri del muro, quindi ecco qui mi ha creato quella che è la struttura. Posso andarla a visualizzare anche nella vista 3D, vedete, e mi ha creato quello che è il mio riferimento, il mio progetto di base.